Bentrovati al nostro consueto appuntamento 5 minuti in dialogo con l'Europa in diretta dal Parlamento europeo di Bruxelles. Siamo ormai giunti alla fine della legislatura. Il 26 maggio prossimo si voterà per il rinnovo del Parlamento europeo. È tempo quindi di bilanci. In questi anni le mie presenze certificate alle sessioni plenarie del Parlamento sono state pari al 97%. Sono stato presente a 230 sedute su 235. In quanto membro invece della Commissione per l'Ambiente, la Sicurezza Alimentare e la Salute Pubblica, mi sono occupato soprattutto e in particolare di alcune delle principali sfide dell'umanità del tempo presente, fra cui i cambiamenti climatici, l'inquinamento dell'aria delle nostre città, l'inquinamento dell'acqua, la gestione e il riciclaggio dei rifiuti, la mobilità sostenibile, oltre che l'etichettatura e la sicurezza dei prodotti alimentari, dei nostri cibi. Questo lavoro l'ho raccolto, il frutto di questo lavoro, in una semplice pubblicazione, Il mio impegno per l'ambiente. Questa pubblicazione è disponibile a tutti online sul mio sito all'indirizzo www.damianozoffoli.it. In questo semplice opuscolo troverete tutte le leggi e le iniziative di cui mi sono occupato personalmente, fra le quali ricordo le norme per vietare l'uso della plastica usa e getta, ridurre l'inquinamento dei nostri mari, i nuovi limiti per le emissioni di CO2 dei camion, degli autobus, dei pullman, per migliorare la qualità della vita delle nostre città, una strategia europea per incentivare l'uso della bici, della bicicletta, l'etichettatura obbligatoria delle carni e dei prodotti alimentari per promuovere i nostri prodotti agroalimentari di eccellenza nel mondo, per garantire la sicurezza e la qualità dei nostri cibi. Ancora una strategia europea in materia di risparmio energetico nell'edilizia, nelle nostre case, per avere delle abitazioni che consumano meno energia. Ho cercato di mantenere quindi l'impegno preso con chi mi ha dato fiducia, con chi mi ha eletto, innanzitutto garantendo, questo è il minimo sindacale, la mia presenza fisica al Parlamento e il mio impegno nella mia commissione, la Commissione Ambiente. Devo dire però che fin da subito, fin dalle prime settimane di questo straordinario impegno, mi sono reso conto che questo non era sufficiente, non bastava esserci. Per molti, infatti, è la realtà. L'Europa, l'istituzione europea, è lontana, è un oggetto misterioso. E lo aveva capito bene, lo voglio ricordare, il nostro Antonio Megalizzi, un innamorato dell'Europa, come lui si definiva, morto questo ragazzo nell'attentato dei mercatini di Natale di Strasburgo dello scorso dicembre. Ecco, Antonio ripeteva, l'abbiamo sentito dire spesso, non si può voler bene, non si può amare qualcuno o qualcosa che non si conosce. Ecco, bisogna quindi far conoscere l'urgenza di far conoscere e di avvicinare l'Unione, l'istituzione europea ai cittadini. Noi siamo tutti cittadini europei, l'Europa è la nostra casa comune. Benvenuti a casa nostra, questo è a casa vostra, a casa nostra, questo è proprio il saluto che ho rivolto ad oltre 1500 persone che ho ospitato in visita al Parlamento di Bruxelles e di Strasburgo, soprattutto studenti con i loro insegnanti, rappresentanti di associazioni di categoria, del volontariato, dei sindacati, amministratori, colleghi, amministratori locali, dei comuni, sindaci, assessori e amministratori regionali. E in molti casi devo dire che ho restituito loro questa loro gradita visita e sono andato nelle loro scuole, nelle aziende, nei comuni, nei luoghi dove i cittadini europei che risiedono in Emilia-Romagna vivono e lavorano. Carissimi e carissime, alla fine di questa straordinaria esperienza rivolgo a tutti voi quindi il mio grazie sincero per l'attenzione che avete riservato al mio lavoro
vi invito a partecipare alle elezioni del 26 maggio e a esprimere liberamente la vostra preferenza per chi vuole migliorare e completare il progetto dell'Europa unita. La Brexit, sotto gli occhi di tutti, la Brexit ci insegna che fuori, senza e contro l'Europa c'è solo il caos. L'Italia sarà più forte solo dentro ad un'Europa più forte e più giusta. Un caro saluto.